parlato di terza rivoluzione, la pubblica amministrazione, il suo ministero la porta avanti, le aziende seguono le sue indicazioni, ministro? Vede, le aziende hanno un controllore ben più potente del ministro Brunetta, che si chiama mercato. Un'azienda se non innova muore, se non innova c'è il piede invisibile che dà un calcione sul di dietro e la butta via. Naturalmente le aziende devono essere aiutate a dialogare, soprattutto con la pubblica amministrazione, e con la posta elettronica certificata per esempio avranno un grande aiuto, perché con la posta elettronica certificata tutti i loro rapporti con la pubblica amministrazione centrale e periferica si realizzerà online e in maniera certificata, è come una raccomandata elettronica, e per questa ragione le aziende avranno un forte incentivo, come avranno un forte incentivo della trasparenza. Pensi solo a un appalto, pensi solo a un pagamento, se tutto sarà online, il pagamento online, la procedura online, la propria pratica online, per cui non sarà più necessario andare col cappello in mano e magari anche con qualche bustarella dagli amministratori per dire per favore dammi una mano, fammela passare, no, perché sarà tutto online con tempi definiti e tempi certificati, per cui questo vuol dire anche lotta alla corruzione, vuol dire più trasparenza, vuol dire più efficienza, meno perdita di tempo, tutto qua. In ambito sanitario, ministro, la nuova frontiera dove porta? La porta al certificato medico online, alla prescrizione medica online, alla cartella clinica online. Per quanto riguarda il certificato medico, c'è già da quest'anno, sarà universale da gennaio, cioè tutti i cittadini che avranno bisogno di un certificato di malattia, sia nel settore privato che nel settore pubblico, dipendenti pubblici o privati, andranno dal medico, il medico farà il certificato elettronico che verrà inviato per tutti all'INPS. E si potranno fare anche gli opportuni controlli. E penso già dal 2010 ci potrà essere la prescrizione medica, cioè le medicine, i medicinali online, in parte la Lombardia questo l'ha già fatto, e poi ci sarà la cartella clinica, anch'essa online, standardizzata online, tra 2010 e 2011. Io mi sono dato il 2012 come obiettivo di saturazione, forse mi sono sbagliato, probabilmente ce la facciamo anche prima.